servizio di ADP sono proprio le persone in azienda, con i loro ruoli, le loro posizioni, le loro caratteristiche, le loro competenze, la loro corretta retribuzione. Coinvolgere le persone e garantire loro la certezza del cedolino è uno degli elementi fondamentali di ADP, ma anche contribuire a garantire un clima aziendale nel quale i dipendenti dell'azienda possano trovare nei nostri sistemi e nei nostri servizi davvero un plus per il loro benessere all'interno del sistema organizzativo in cui vivono e per raggiungere i migliori risultati possibili proprio per il business medesimo. Qualunque azienda non è dotata solamente di risorse a livello strutturale, a livello di impianti, di macchinari, di mezzi, ma deve necessariamente focalizzare sulla sua necessità di dotarsi di risorse umane, ovvero persone che mettano a disposizione il loro bagaglio professionale, umano, emotivo, psicofisico e di disponibilità per perseguire insieme al management aziendale gli obiettivi dell'impresa. In Plantronics abbiamo implementato lo Smarter Working, una vera e propria filosofia manageriale che permette alle persone di scegliere dove lavorare e quando lavorare, sempre cercando di essere produttive per l'azienda e nel rispetto dell'ambiente che li circonda. Fare in modo che le persone vengano responsabilizzate nel loro ruolo e si passi da un sistema di controllo ad un sistema invece di misurazione dei risultati. Oggi durante il convegno si è parlato di aziende che chiedono sempre di più ai dipendenti e di contro possono dare poco. In realtà ci sono tante azioni e tante iniziative che si affiancano alla retribuzione monetaria che possono essere attuate a favore dei lavoratori dipendenti. Muoversi in questo senso interviene offrendo la possibilità alle aziende di avviare piani di welfare aziendale intesi come iniziative di flexible benefit o di servizi di conciliazione vita-lavoro erogati attraverso una piattaforma tecnologica che permette di gestire in completo outsourcing il programma e il piano welfare attuato dall'azienda. La gestione delle risorse umane in un aeroporto è particolarmente complessa perché ha diversi attori di riferimento. Infatti non ci sono solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma moltissimi dipendenti anche a tempo determinato, lavoratori in somministrazione. Per questo spesso si è chiamati a dirimere vertenze o a essere presenti in tavoli dove non si hanno proprio delle leve di controllo, ma si assume la funzione di facilitatore e di negoziatore affinché si trovi una soluzione che possa preservare l'immagine e il funzionamento corretto di un aeroporto. Ringrazio Este per la possibilità che mi ha dato di illustrare un po' quello che è stato un progetto per noi importante. Abbiamo intitolato Coltivatori di Fiducia perché la fiducia è un elemento fondamentale per poter ritornare al lavoro e noi siamo andati a piantarla non solo all'interno dell'azienda ma anche al di fuori, andando incontro a quello che era il mondo dei giovani. Con una battuta direi che è più facile gestire il lavoro all'estero degli altri che il proprio. Questa è stata un po' la sintesi dell'intervento. In generale penso di aver condiviso con i colleghi che servono oggi delle competenze multinazionali, che sono soprattutto competenze legate soft, legate all'apertura mentale e legate a un concetto che abbiamo detto essere una specie di concetto di laicità, cioè non essere troppo sicuri di sé, non pensare di aver capito tutto, non pensare di avere la ricetta, ma essere disposti a imparare. In una parola direi umiltà professionale.